Buongiorno, sono Andrea Damagnini di Creastron Italia. Siamo qui a Milano, all'Hotel Michelangelo, al primo meeting dei progettisti proposto da Creastron Italia. È una nuova maniera di interagire con le persone che si interessano alla progettazione dei sistemi in generale, quindi di impianti elettrici, impianti speciali, ed è un nuovo modo di Creastron di interagire fattivamente e in maniera propositiva con chi si incontra, con la committenza, con i clienti finali, per poter proporre soluzioni di controllo audio video, di BMS, di IBT, quindi tutte le situazioni dove in un edificio pubblico, privato, ci scontriamo con la necessità di integrare tanti apparati di marchi diversi che utilizzano bus diversi basati magari su cablaggio differente, e quindi la necessità di poter proporre ai progettisti un approccio e un supporto per poter realizzare dei progetti che soddisfino la clientela, la committenza, sia da un punto di vista prestazionale sia da un punto di vista di risparmio energetico. Quindi questo incontro molto interattivo si basa sulla possibilità di illustrare quali sono le metodologie che Creastron propone per poter realizzare un edificio per prima cosa green, risparmioso, ma anche con tecnologie avanzatissime. In questo caso illustriamo sia le ultime proposte Creastron per quello che riguarda i prodotti per il risparmio energetico, sia a livello hardware sia a livello di supervisione software, ma tanto più proponiamo quelle che sono le nuove tecnologie di distribuzione audio-video, in particolar modo le ultime proposte, le ultime novità della nostra proposta Digital Media. E in particolare abbiamo evidenziato come l'ultimo tassello del sistema Digital Media, la scheda di uscita in LAN, permette non solo di distribuire contenuti audio, video, collegamento USB, collegamento Ethernet a distanza tramite semplici cablaggi in rame e in fibra, ma con quest'ultimo prodotto i contenuti audio e video possono essere praticamente distribuiti dovunque nel mondo, e quindi è un po' il completamento del percorso del digital media iniziato nel 2008, quando sembrava un prodotto esoterico e, contrariamente alle aspettative, con piacere abbiamo visto che il sistema, un po' perché centrava le esigenze di cablaggio, un po' per il alto livello tecnologico proposto, è diventato uno standard e il mercato ci chiede ancora implementazioni superiori come quella di cui vi parlavo, della distribuzione su IP. Questo è il primo appuntamento qui a Milano, è sicuramente stato un evento di successo anche per il numero dei partecipanti, ma non è l'ultimo. Replicheremo questo meeting progettisti a Bologna e a Roma, e speriamo che diventi quasi un appuntamento fisso per aggiornare chi deve realizzare i sistemi alle ultime tecnologie, ma anche alle ultime strategie di realizzazione dei sistemi degli impianti speciali.